Amici, com'è? Tutto a posto? Spero tutto bene, come sempre. Visto che adesso arriva la stagione delle ciliegie, ho pensato di fare una ricetta a base di questo fantastico frutto. Una torta fredda, senza cottura, a base di ciliegie. Yogurt, una bella base, tipo cheesecake, però non è una cheesecake perché non ci sono mascarponi, filadelfie, ricotte e tutto il resto. La torta è qua che mi aspetta un attimino, dice Davide, attendiamo la tua spiegazione perché dopo la decoreremo, ma prima vi spiego come cavolo ho fatto a farla. Tanto è semplice, semplice. Ho preso i biscotti Petit, sono i biscotti secchi classici, volendo potreste anche scegliere i digestive per questa preparazione, io ho preferito questi. Li ho frullati bene fino a sminuzzarli in un mix, ho aggiunto del burro fuso e ho amalgamato molto bene, no? Quindi bisogna creare un composto omogeneo. Questo composto bisognerà poi stenderlo in una tortiera da 24 cm, importante che sia tortiera a cerniera e oleata con carta forno. Prima ho messo del burro e poi ho messo la carta forno sopra, no? Ovviamente la stendiamo in modo anche qui abbastanza regolare e la lasciamo riposare in frigo, rassodare per circa 30 minuti. Nel frattempo facciamo la crema. Crema anche qua molto semplice, fogli di gelatina in ammollo nell'acqua fredda, volendo potreste convertire la gelatina in agar agar se siete vegetariani o se preferite comunque l'agar agar. Sappiate che tutti questi trucchetti li trovate sul blog, quindi andando nel blog trovate tutte queste altre spiegazioni. Grazie per la linea, scusate l'interruzione amici da casa, mi è venuto in mente una cosa importante insomma da dirvi. Se volete diminuire la quantità di gelatina potete tranquillamente farlo, però dovete sostituire metà quantità di yogurt con metà quantità di yogurt greco. In questo caso la gelatina invece che essere 22 grammi sarà 15. Adesso la linea Davide torna a te, insomma grazie per avermela prestata e buon proseguimento. Bene, una volta fatto questo bisogna scaldare il latte, lo scaldiamo fino a sfiorare il bollore. Una volta che il latte è a temperatura prendiamo la gelatina, la strizziamo bene, la versiamo nel latte e poi la facciamo sciogliere continuando a mescolare. Questo composto è pronto per essere versato nella ciotola con lo yogurt. Yogurt ovviamente intero, meglio secondo me, uno yogurt bianco naturale classicissimo. Noi nel frattempo che aggiungiamo questo latte con la gelatina, noi frulliamo con il frullatore elettrico per evitare di formare grumi. Ma se si dovessero formare grumi non preoccupatevi, prendete un frullatore a immersione, un frullatore elettrico e proprio con l'azione delle lame, no, vedrete che tutti questi grumetti si disferranno e si otterrà un bel composto liscio. Montiamo la panna fresca, bella fredda mi raccomando, con lo zucchero a velo, assieme a un pizzico di sale. Frulliamo, frulliamo fino ad ottenere un composto bello sodo che amalgameremo in due step in questo composto di yogurt. La crema è pronta, quindi noi dovremo versarla nella teglia, stenderla molto bene e adesso questa torta bisognerà farla riposare in frigo per circa 5-6 ore, come minimo, ma volendo anche tutta la notte. Più riposa meglio è. Adesso dovremo preparare la salsa. In America questa salsa si chiama Cherry Pie Filling, ha un nome fantastico. Ho preso delle ciliegie, non sono stato particolarmente fortunato, erano abbastanza acerbe, pazienza, insomma, voi spero che siate più fortunati di me. Le ho messe sopra una per una sulla bocca della bottiglia e con uno steccone, tipo quello degli spiedini, ho tolto il torsolo. È un'operazione un po' così, un po' pallosa, però anche qua ne vale la pena, anche perché così almeno riuscite ad ottenere la ciliegia abbastanza integra, no? Che è importante per questa preparazione. Prendo le ciliegie pulite e denocciolate, le metto in una pentola, aggiungo lo zucchero, cuocio per circa 3 minuti. Una volta fatto questo aggiungo il succo di limone e nel frattempo stempero, questo a fiamma media, stempero l'amido di mais o maizena con l'acqua e aggiungo questo composto appunto nella pentola con le ciliegie che cuociono. Mescoliamo bene, 5-6 minuti, la ciliegia comunque dovrà mantenersi consistente. Fatto questo spegniamo la fiamma, trasferiamo il cherry pie filling in una ciotola e la lasciamo riposare in frigo fino a completo raffreddamento. Adesso decoriamo. Con la sua base sottofriabile, la crema invece fresca dentro e poi la salsa così avvolgente con queste ciliegie carnose vi conquisterà appunto
credo sia giunto il momento di salutarci. Ci vediamo su Instagram per altre avventure, altri contenuti, qui per altri due video, qui per iscriversi al canale c'è qua l'icona, se non vi siete ancora iscritti, attivando la campanella rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. Invece qua c'è il link per andare direttamente sul blog e vedere la ricetta scritta. Grazie per avermi fatto compagnia e per essere arrivati fino qua. Ci vediamo lunedì, ore 15, con un nuovo video.